Ehi, hey, salve a tutti Wachikibari e bentornati su Five Nights at Wario's 2. Oggi riaffrontiamo la quinta notte. In realtà questa è la decima volta che provo a fare questo video per il semplice fatto che per... In che senso? In pratica il gioco ha qualche problema di salvataggio, cioè alcune volte se voi uscite e chiudete tutto, dovete ricominciare da capo tutte le notti, è una rottura di scatole, seriamente. Però vabbè, almeno ho fatto un po' di pratica, mi sono un po' migliorato, ho scoperto più cose, eccetera. E ho anche scoperto una cosa importante, che nella notte 2 c'è questo easter egg raro che Mario può comparire nella notte 2, dove? In questa stanza. Nel macchinario, non vi sto prendendo in giro, è vero. Quindi ragazzi, io sono pronto per fare questa notte. Ovviamente credo che ci sarà anche la sesta. Mi sembra ovvio, no? C'era già, cioè, la sesta notte era già nel primo gioco. Ok. Quindi raga, adesso partiamo subitissimo. Io non ho paura di questi luridi personaggi di Nintendo, persone malvagizzati. Guardate poi il generatore come scade. Veramente una roba da imbestialire. L'abbiamo comunque già vista nel scorso episodio. Quindi sì, dai. Forse ce la facciamo, forse no. Io però devo controllare Todd. Perché Todd è il più rompipalle? È un rompipalle davvero. Generalmente Todd è proprio schifoso del tutto. Todd, sì, ma per favore muoviti. Ok, Todd è appena uscito dall'armadio, quindi è più che a posto, dai. Mario, ecco, vero, c'è anche Mario lui adesso, c'è anche Mario, vero? Oh mio Dio. Ok, non c'è nessuno, ragazzi. Siamo all'una del mattino e ora dobbiamo riuscire a farcela, dai. Camera 9. Ok, niente ragazzi, non c'è nessuno. Ricordate il generatore. Ora andiamo da Todd, subito, subito da Todd, subito da Todd. Todd! Eccolo, è pronto. È uscito dall'armadio, porcaccia la vacaccia. Devo fare molta attenzione adesso. Ragazzi, sono le 2 del mattino. Molto bene, Peach è qua. Gli altri non so dove sono, visto che c'è Waluigi. Ok, molto molto bene, grazie temporali, mamma mia, per fortuna che ci siete voi. Ok, siamo attenti. Attenzione. Ok, sempre lì, è sempre lì. Bravo Todd. Todd è la stessa identica cosa di Foxy, principalmente. Molto bene. Dai, che adesso arrivano le 3 del mattino. Ho guardato la tina un attimo velocemente per vedere dove cavolo sono tutti. Porca miseria, Waluigi. Todd. Aiuto. Ok, oh, meno male. In pratica vi dico, se non volete avere il jumpscare di Todd addosso, dovete assolutamente controllarlo ogni volta. Capito? Controllatelo tante, tante volte. Ok? Bene. Ah, ciao Mario, stai per arrivare. Il nostro caro Mario, tuo fratello Luigi, dove lei... Dov'è che adesso Luigi, eh? Eh? Dove hai messo Luigi? Razza di idraulico. Maledetto. Oh mio Dio. Mario schifoso. Come osi? Mi sa che adesso devo andare a ricontrollare dov'è Todd, sapete? Se... Ok, visto che Wario è nella camera 2, Todd è nell'armadio, per fortuna direi. Non so neanche immaginare come sarà la sesta notte. Secondo me, ragazzi, sarà una cosa difficilissima. Che già è difficile questa. Immaginate la sesta. Oh mio Dio.
Ragazzi, tra poco siamo alle 5, eh? Quindi tra poco ce la facciamo. Odio i suoni di questo gioco. Sono proprio schifo. Comunque Todd adesso non è un problema, perché comunque sta ancora dentro l'armadio. Per fortuna, direi. Vediamo un po' se arriva qualcuno. Aspettiamo, forse. Vabbè, non c'è nessuno, quindi posso ricaricare. Oh, sembra una notte tranquilla questa comunque, eh? Cioè principalmente. Camera 9, ti odio tanto. Tool storage. Ok, Todd è pronto. Tarata tarata. Attenzione ragazzi, attenzione. Non rischiamo, raga, non rischiamo. Eccolo. Allora, siamo. Ok. Todd. No, meglio ricaricare. Sì! Ho finito la quinta notte. E vai! Mamma mia, ragazzi. Sì, ce l'ho fatta. Perfetto. Vai così. Un edificio. The same evening. La sera stessa. Una misteriosa telefonata è stata fatta. La misteriosa telefonata aveva un requisito. It looked like Sanctuary would be day of the. Vabbè, non ho capito l'ultima frase. E qua c'è una fine con un punto di domanda strano. E chissà per quale motivo. Lo so. Sesta notte. Andiamo. Sono carico e pronto. Sono pronto per spaccare questi schifosoni. Ok, ragazzi, andiamo. Night 6. Ora vediamo un po', raga, se ce la facciamo. Ho fatto tanti tentativi, comunque sia, diciamo che mi sono più allenato su un altro mio computer perché io uso un portatile per giocare a questo gioco, infatti mi sono un po' allenato, eccetera. E un'altra cosa importante, Luigi comunque non appare in questo gioco, infatti, perché veramente se lo cercate dappertutto, però non ci sta. E guardate ragazzi, già. Abbiamo già notato che il carissimo generatore scade molto velocemente. Non troppo, sinceramente. Pensavo peggio, però dai che ce la facciamo. Todd di cacca, ti odio male. Controllatina, ragazzi. Molto bene. Ok, Wario è già pronto. Wario è davvero una roba pazzesca in sto gioco. Ok, raga, vedo che c'è Todd pronto e c'è anche Bowser. L'avete ben notato, ragazzi, c'è anche Bowser qui. Non è che forse appare un nuovo nemico, per caso? Mica, se è così, allora sarebbe una cosa bruttissima. Ok, ho visto che c'è Waluigi lì. Todd, non farmi sclerare, per favore. Porca miseria, che ansia. Raga, Todd, ma dai, sei proprio uno. Shit! Todd, perché il temporale non c'è? Ma io devo controllare quel pirla. Quel pirla devo controllare. Mamma mia. Vabbè, ho primo tentativo, che ne so. È difficile. È difficile, sì. Ok, eccoci di nuovo, ragazzi. Ah, mamma mia, Todd. Perché Todd hai questa meccanica di gioco? Perché sei così rompipalle? Oh mio Dio. Mario, la principessa Peach in un altro castello! Vabbè, sentite, Omo mi ascolto tutta la chiamata del Fungai, chi se ne frega. Vediamo un po' se il tempo almeno va avanti. Ragazzi, comunque questo tizio qua che mi parla, cioè, non mi fido molto, sapete? Secondo me lui è cattivo.
Thomas. Aspetta, quindi il guardia notturno si chiama Thomas. Spero che non sia il trenino Thomas. No, mi sa che quando c'è il Fongai il tempo non va avanti. Porca miseria. Brutta storia, sì. Brutta storia. Contro la Tina al carissimo Toad. Night 6. Oh sì. Notte 6. C'è Peach. Peach la schifosa. Pesca. Wow. Ok, Toteli. Mamma mia, il temporale qua però deve muoversi, eh. Che cavolo, dai. Signore dei cieli. Le partite di calcio. Ok. Oh, c'è Waluigi lì. È arrivato pure Mario. Però mi sa che Todd comunque posso anche non controllarlo sempre, sapete? Che tanto comunque c'è... Ho visto prima che stava nell'armadio, quindi... Va più che bene. E mi sa che adesso l'ho aperto l'armadio. Controlliamo un attimo. Ok, sì, l'ho aperto. Ragazzi, è l'una del mattino. Madonna, sto gioco quanto mette ansia. Però non lo so, raga. Bisogna fare comunque attenzione. Siamo alle 2 del mattino, molto bene. Mario, Mario, Mario. Oh, it's me, Mario. Let's go. Mamma mia. Madonna, che spavento. Oh mamma mia, oh mamma mia, sti luridi bastardi. E vai, secondo jumpscare. Ah, molto bene, adesso raga provo a non parlare, provo a concentrarmi. E si inizia. Sesta notte raga, starò in silenzio perché è molto difficile. Non sono neanche arrivato alle 4 del mattino principalmente, quindi sì. Ora mi concentrerò, proverò a vedere un po' come fare. È difficile. Sì ragazzi, è molto molto difficile. Allora raga, partiamo subito. Così almeno ho sentito un po' i suoni del gioco. Oh, ho visto c'era Yoshi comunque. Che bello. C'era Yoshi. Fuck. Raga, è difficile. Madonna, sei difficile. Oh mio Dio. Madonna, che roba. Che roba davvero.
Ah, oh, raga, sentite, meglio se... Vediamo un po'. Questi qua. Delle cocce di porcaccia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Non so neanche quanti minuti siamo, ragazzi. Oh, mamma. Madosca. E vabbè, Todd, però dai. Sinceramente non vorrei mai lavorare in questo posto. Ah no, guarda, ci sto già lavorando, guarda. Madonna. Bowser. Non è giusto! Dai, non ci credo. Non ci sti infami di merda. Ok, affrontiamo adesso la sesta notte. Allora, questo qua ragazzi è il terzo tentativo che faccio ed è molto difficile, l'ho già provata ed è davvero complicata. E ho anche il naso tappato, non lo so perché, ho raffreddore, che bello. Ah, una cosa importante, quando c'è il Funghai che parla il tempo non va avanti. Quindi se volete completare la notte chiudete subito. Allora, prima cosa da fare. Guardare Todd. Molto bene, Todd nell'armadio. E restaci lì dentro, porca miseria. Chissà che cacchio fai lì dentro, boh. Non si sa che cacchio fa quel pirla. Todd è veramente è il cioè, dovrebbe chiamarsi Five Nights at Todd. Five Nights at Todd dovrebbe chiamarsi sto gioco, non Five Nights at Warriors. È una roba pazzesca. Aspettiamo, ok, vedo che c'è Wario, laga. WarioWare. Todd è comunque nell'armadio, quindi è tutto a posto. Ora, signor Wario, appena arriva io metto il... Ecco, fatto. Direi di ricaricare un attimo. Todd, are you here? Perfetto, è lì. Ok, raga. Allora, questa parte finale del video lo sto facendo 2 giorni dopo che ho completato la quinta notte e ho provato anche la sesta, nel video che avete appena visto, però sono stato sconfitto un sacco di volte, però vi avverto che l'ho finita. E con mio grande tristezza ho scoperto che in tutto ci sono 7 notti. Ho provato la Night 7 ed è difficilissima. Davvero, raga, è una cosa assurda. E davvero, io ho dovuto chiudere il gioco a causa di un problema del computer. E raga, spero tanto che abbia salvato. Adesso premiamo 1 e 2 per ingrandire lo schermo. Vediamo un po' se funziona. No. Guardate. Guardate, raga. Cioè, adesso ditemi. Non ha salvato niente. Io lo giuro, non ho mai cliccato su New Game. Cioè, veramente, io non ho parole. È veramente una cosa pazzesca. Io non ce la faccio, dai. È già la 20ª volta che ricomincio il gioco da capo. Mo' basta. Mo' basta. È una rottura. Io, raga, finisco qua la serie. Quindi, raga, passiamo adesso al terzo, che è molto meglio. E secondo me vi piacerà tantissimo. E adesso vi elenco un po' i problemi di questo secondo capitolo. Numero 1. Il fatto che non salva è una cosa schifosa. Quando appunto chiudi il gioco. Numero 2. Il fatto di ricaricare sempre il generatore.
Che palle! E poi di notte diventa sempre più veloce. Numero 3. Controllare ogni volta Todd. Mamma mia, che schifezza. Vabbè, raga, io direi di concludere qui questa serie. Vabbè. Sinceramente, raga, io gli do un 7. Perché, però, almeno fa paura. Ma rispetto al primo gioco, no. Addirittura nella wiki di FNAF, questo ha la percentuale minore tra appunto la gente che lo hanno gradito. Quindi questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.